Va bene, quindi vista questa introduzione, mi auguro che allora appunto la vostra consapevolezza ne esca davvero aumentata e iniziamo a entrare nella parte invece più strettamente giuridica, i principi generali in materia di privacy. Classica introduzione sulle fonti normative, perché li avrete visti tutti questi testi di legge, no? Ogni tanto vi fanno firmare, vi scrivete in palestra e vi dicono informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003. Ecco, se trovate questa cosa, può essere che quel modulo non sia stato particolarmente aggiornato. Addirittura a volte trovate dei moduli che hanno ancora la citazione 675, legge 675 del 96, che è la primissima legge in materia di privacy che vi avevo citato prima, che è stata completamente abrogata. Il codice privacy, quello del 2003, invece è stato parzialmente abrogato, nel senso che è ancora in vigore come testo, ma molti articoli sono diciamo, stati abrogati perché sostituiti, sovrapposti dall'avvento, non sovrapposti, sostituiti e innovati, rinnovati dalla entrata in vigore del nuovo regolamento privacy, che è a livello europeo. Quindi abbiamo avuto per 2 anni, per 2 giri, diciamo, dal 96 al 2003, poi, quindi vedete, dal 96 al 2016, sostanzialmente 20 anni. Prima questi 20 anni erano diciamo, rispondevano ad una normativa nazionale che a sua volta applicava delle direttive europee, però erano norme nazionali. Adesso abbiamo una norma che è uguale a se stessa in tutta l'Unione Europea, perché è un regolamento europeo, che è cosa diversa da una direttiva. La direttiva è appunto una serie di indicazioni di carattere generale a cui poi i legislatori degli Stati membri devono adeguarsi nelle loro normative interne. I regolamenti invece sono scritti per essere pensati come norme direttamente applicabili in tutti i paesi membri dell'Unione Europea. E quindi questo è uguale in tutti i paesi, semplicemente disponibile in più lingue. Quindi noi leggiamo quello in italiano, ma è una traduzione letterale in inglese, in francese, in tedesco e in portoghese. E quindi ecco, vedete, l'evoluzione è questa. Abbiamo avuto la prima norma del 96. Guardate, fateci caso che non, vedete che non si occupa mai di privacy, si parla sempre di trattamento dati personali. Quindi poi noi semplifichiamo dicendo normativa privacy, legge sulla privacy, ma in realtà è una legge sul trattamento dato personale, dei dati personali, che è il suo nome corretto. E, appunto, poi c'è stato il codice in materia di protezione dei dati personali del 2003, poi completamente rinnovato da una norma sovranazionale uguale in tutti i paesi dell'Unione Europea, che è il regolamento UE 2016-679, quindi in vigore, approvato ed in vigore dal 2016, ma direttamente applicabile negli stati diciamo, da 2 anni successivi, dal 25 di maggio del 2018. Se ci fate caso, quindi circa 2 anni e mezzo fa, quindi a maggio, fine maggio del 2018, siamo stati subissati da email che ci avvertivano del cambiamento della policy delle varie piattaforme a cui vi eravate iscritti, no? Perché? Perché davvero il GDPR è stata una rivoluzione non da poco, cioè ha innovato molto la privacy in direzione della maggior tutela della privacy rispetto alle regole prima. Già il nostro codice privacy era abbastanza protettivo rispetto a altri codici, ad altre leggi sulla privacy di altri paesi europei. Con il regolamento è stato fatto un passo ancora ulteriore ed è uguale per tutti, cosa che non è da poco anche per me che faccio l'avvocato. Fare una consulenza ora in materia di privacy è meglio, nel senso è più semplice, perché prima ogni volta mi dovevo interrogare se il cliente applicava la legge italiana oppure applicava la legge di qualche altro stato, per cui probabilmente non sono nemmeno competente, no? Cioè arriva un cliente che mi chiede i termini d'uso di una piattaforma di e-commerce, anche se il cliente è italiano, non è detto che la sua utenza sia principalmente italiana. E quindi a volte devi semplicemente dire al cliente che applicandosi la legge di qualche altro stato, di qualche altro paese dell'Unione Europea, si doveva rivolgere ad un legale, diciamo, specializzato in quella legislazione, formatosi in quell'ordinamento giuridico. Quindi era complicato. Adesso più o meno abbiamo un unico testo normativo per tutti i paesi dell'Unione Europea. E vedete il titolo del regolamento, che poi noi siamo abituati ad abbreviare come GDPR, o RGPD, cioè RGPD è il regolamento
protezione dati personali. E invece GDPR è General Data General Data Protection Regulation, è la stessa cosa con l'acronimo inglese. Relativo, vedete, regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE. Quindi è andato a sostituire completamente la vecchia direttiva, la direttiva del 95, che era quella su cui erano state poi scritte i due testi normativi italiani che abbiamo avuto fino a quel momento. Quindi praticamente per 20 anni non abbiamo cambiato la direttiva. Abbiamo avuto una direttiva privacy che ci ha coperto sostanzialmente per più di 20 anni, per almeno 21, ma poi considerato che il GDPR è diventato davvero applicabile nel 2018 per lasciare un po' di latenza, un po' di tempo agli stati di adattarsi, quindi addirittura abbiamo avuto in Europa una direttiva che è stata operativa per quasi 23 anni. E quindi adesso abbiamo questo fantastico GDPR che sicuramente avrete sentito nominare. Immagino che avrete fatto anche dei corsi nel periodo 2000, inizio 2008 circa, c'è stata anche l'impennata, oltre che delle email che arrivavano per l'aggiornamento della policy, anche di corsi di formazione che ci spiegavano che cos'era questo fantastico GDPR. E io oggi ve lo rispiego, nel senso che se avete fatto questi corsi, oggi un po' di questa parte ve la dovete risentire. Ancora prima del GDPR, però nel 2000, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è un po' la nostra Magna Carta, una sorta di embrione di Costituzione europea, solo riservata alla parte dei diritti fondamentali dei cittadini, stabilisce che, la privacy, che è la tutela del trattamento dei dati personali, è un, diritto fondamentale dell'individuo. Dice all'articolo 8, vedete, che ogni individuo ha il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Poi dice che ogni individuo ha il diritto di accedere a tali dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. E forse qua dovremmo aggiungere anche la cancellazione totale, che è il nuovo principio del GDPR. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. Guardate che in queste sostanzialmente 8-9 righe abbiamo tutti i principi che poi noi ritroveremo molto più dettagliati e estrinsecati nelle slide che vi mostrerò dopo. Però vedete, nel primo periodo si stabilisce il principio generale, cioè ogni individuo ha diritto alla privacy, ha diritto alla protezione dei suoi dati personali. E dopo vedremo meglio la definizione per capire che cos'è dato personale. E poi dice che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, che insomma è già interessante, già ci fa capire come dire, la ratio di questa norma. Per finalità determinate, il fatto che ci dicano quando noi diamo il consenso sia sempre legato ad una informativa, l'informativa è proprio quella che ci dice quali sono le finalità per cui il dato viene trattato, e in base o al consenso della persona, quindi l'esempio che ho fatto prima, no? Cioè, ci scriviamo da qualche parte, in una palestra, andiamo in un hotel e ci fanno compilare un modulo in cui diamo il consenso. Oppure può esserci anche altro fondamento legittimo previsto dalla legge, quindi non sempre il consenso è la base giuridica, ma potrebbe esserci anche un altro fondamento. Lo vedremo dopo quando parleremo proprio della privacy nella didattica a distanza, nella didattica online, no? Per cui il Ministero e anche il Garante Privacy hanno precisato che a determinate condizioni le scuole non hanno bisogno di un vero consenso da parte degli utenti perché c'è un interesse legittimo, c'è un altro tipo di fondamento che dopo vi farò vedere. E poi il principio secondo cui ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica, io prima vi ho aggiunto anche la completa cancellazione, cioè voi dovete sapere, cioè avete diritto a sapere chi ha i vostri dati, quali dati ha. Se questi dati sono vecchi e sono obsoleti, potete chiederne che vengano aggiornati, ma potete anche chiedere che vengano completamente cancellati. Ok? Quindi questo sempre. Quando qualcuno vi infila in qualche mailing list, in qualche cosa, magari vi siete infilati voi perché una volta pensavate che vi interessasse, nel momento in cui non vi interessa più, vi siete stufati, non avete più voglia di ricevere sollecitazioni su temi che non vi interessano più, avete il chiaro diritto a chiedere la cancellazione. Che poi questo diritto venga o meno garantito, è tutto un altro paio di maniche, vabbè. Soprattutto nel caso del telemarketing, che è una piaga che noi soggetti con partita IVA, soprattutto subiamo forse ancora di più.
E poi, infine, il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente, cioè esiste un principio secondo cui tutti gli Stati dell'Unione Europea hanno un cosiddetto garante, poi più chiaramente, più propriamente chiamata autorità indipendente, autorità garante in materia di. Quindi quello che noi chiamiamo garante privacy è un'autorità, quindi non è una persona sola, cioè uno che la presiede, ma poi ci sono un gruppo di persone. Ed è un'authority indipendente, nel senso che è indipendente dal potere politico, la sua nomina dura quasi sempre, tutte le authority indipendenti hanno una nomina che dura 7-8 anni, quindi un lasso di tempo che è più lungo rispetto a quello di una normale legislatura, proprio perché devono essere sradicate da logiche politiche, e normalmente vengono nominati non per affiliazione politica, ma per competenza tecnica. Sappiamo tutti che poi non è proprio sempre così. Però ecco, questo è un po' il concetto di authority e di garante. Il GDPR è stato effettivamente molto rivoluzionario, cioè ha cambiato le cose, non da poco. Dicevo che si è alzata l'asticella, cioè la tutela della privacy è più tutelata oggi rispetto a prima del 2016. E soprattutto ha cambiato anche, come dire, l'ottica, ha cambiato l'approccio. Con questo vedete il principio di accountability, si dice in inglese, il principio di responsabilizzazione, diremmo in italiano. Cioè, il GDPR pone con forza, vedete, l'accento sulla responsabilizzazione, accountability di titolari responsabili, cioè responsabilizzare coloro che raccolgono dati e coloro che i data controller, i data e i responsabili. Dopo, vabbè, la distinzione è data processo, dopo ve la spiego meglio. Comunque, titolari responsabili, ossia quindi sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme. Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati, in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati dal GDPR. Questo è proprio preso dal sito del Garante, che spiega un po' qual è stato l'impatto del GDPR di questo nuovo principio. Che poi, vedete, estrinseca in questi due principi che vengono chiamati privacy by default and by design, articoli 24 e 25 del GDPR, secondo cui appunto colui che mette in piedi un'infrastruttura per raccogliere e trattare dati personali la deve già concepire by default e by design, quindi per definizione e per progettazione fin dall'inizio, come qualcosa che deve il più possibile mirare alla tutela della privacy e alla tutela del dato personale, ok? Con quindi una maggiore responsabilizzazione verso i titolari, cioè non ti dico io authority o io legislatore come devi fare, noi ti diciamo qual è il livello di garanzia che tu devi mantenere, poi come lo fai lo lascio a te, quindi lascio a te il compito di decidere autonomamente le modalità. L'importante è che riesci a dimostrarmi, nel caso di un controllo, che hai messo in campo tutte le cautele che la prassi, anche tecnologica del momento, ti consentiva per tutelare al massimo la privacy. Ok? Iniziamo a vedere qualche definizione, perché nel GDPR c'è proprio un articolo 4, che è un articolo molto lungo, in cui si chiariscono dei concetti, le classiche definizioni. Prima, la principale è che cosa si intenda per dato personale. Cioè, parliamo tanto di tutela del dato personale, ma se non chiariamo che cos'è, vedete, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, che viene chiamata interessato, cioè la persona che è portatrice di questo interesse alla tutela del dato personale viene chiamata l'interessato, quindi prendete confidenza con questa parola perché tornerà più volte. Attenzione a non chiamare titolare del dato, perché si fa, nel senso che a volte si dice io sono il titolare del dato, in realtà titolare del dato può essere poi foriera di confusione, perché titolare richiama la parola titolare del trattamento, che è esattamente il lato opposto, l'altro soggetto, cioè colui che invece raccoglie i dati e magari ne fa business. Quindi l'interessato è la persona fisica che ha interesse a essere tutelata. Quindi siete voi, siete quelli che si iscrivono in palestra, sono quelli che partecipano a noi che ci siamo iscritti a questa piattaforma per fare il corso, questo corso online oggi. Abbiamo dovuto dare i nostri dati e registrarci, siamo gli interessati, ok?
Attenzione perché questi due aggettivi, identificato e identificabile, pongono non poche questioni. Perché identificata magari ne pone poche, ma identificabile apre tutto una voragine perché ci si chiede fino a che punto, cioè come è identificabile una persona. Vedete che poi la norma precisa che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Quindi tutte le informazioni che possono in qualche modo, diciamo, riempire queste caselle, colorare queste caselle, sono già di per sé dato personale, anche indirettamente. Quell'indirettamente lì è veramente il vaso di Pandora che apre una serie di caspita, di interrogativi, no? Per cui davvero qualsiasi dato riconducibile a una persona, anche se attraverso un lungo giro, è davvero da considerare dato personale, almeno per una questione di prudenza. No, quindi il numero di matricola, anche se con il numero di matricola, cioè, non ha un nome e un cognome, e quindi solamente chi ha chi riesce a fare l'associazione fra il numero di matricola e la persona riesce a ricondurlo, appunto, però è di per sé un dato personale perché comunque identifica una persona. Ok? Quindi per togliere il problema del dato personale, noi dobbiamo cancellarlo completamente, cioè la cosiddetta anonimizzazione è qualcosa che toglie, sgombra il campo da questo direttamente o indirettamente. Quindi anonimizzare un dato vuol dire scollegarlo in modo indissolubile e in modo irreversibile dalla persona a cui esso è collegato. Ok? Questo è un concetto molto importante. Occhio anche a quest'altro equivoco molto frequente, soprattutto i giornalisti ce l'hanno spesso questa abitudine di parlare di dato sensibile quando in realtà si dovrebbe parlare di dato personale. Dato sensibile era un'espressione che si usava nella norma precedente, nella nostra legge italiana, che poi adesso appunto è stata superata dal GDPR, ma non era sinonimo comunque di dato personale, perché il dato sensibile era, nella accezione della norma, un sottoinsieme del dato personale. Cioè dato sensibile è un dato personale molto più personale del dato personale semplice, perdonatemi il gioco di parole, però sono quei dati che richiamano, che attengono ad una sfera particolarmente delicata e privata della persona, per cui la legge prevedeva che andassero tutelati maggiormente. Ok? Quindi dato sensibile rappresenta un sottoinsieme di dati personali, cioè quelli riguardanti sfere particolarmente delicate dell'identità, della vita privata della persona, come lo stato di salute, l'etnia, la religione, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, l'appartenenza dei gruppi, ad esempio, sindacali e via dicendo. Quelli venivano chiamati dati sensibili, ma non tutti. Cioè, quando io compilo un form, un modulo in cui dico nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, ecco. Questi non sono dati sensibili, sono dati personali, ok? Sono dati che mi permettono, che permettono al soggetto di contattarmi, però non sono dati sensibili perché non individuano, non vanno a toccare queste sfere. Quindi smettiamola con questo equivoco della sovrapposizione. E tra l'altro, ultimamente, con l'avvento del GDPR, proprio la parola sensibile è sparita, perché adesso non si parla più di dati sensibili, ma si parla di dati sottoposti a tutela particolare, quindi dati particolari, cioè dati che, secondo una serie di norme del GDPR, devono essere soggetti ad una tutela particolare perché appunto hanno un'accortezza maggiore. Sento che qualcuno ha aperto il microfono, chiedo di chiudere tutti i microfoni, per favore, grazie. Procedo. Altra definizione importante è quella di trattamento. Quindi, visto che queste norme abbiamo detto che sono delle norme sul trattamento dei dati personali, che cosa vuol dire davvero trattamento? E anche qua, come vedete, è una definizione molto ampia. Perché sostanzialmente leggendola capiremo che è qualsiasi cosa che si fa, qualsiasi attività che si fa sul dato personale è considerata trattamento. Vedete, dice qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, trattamento
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione e qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Quindi vedete che addirittura anche la cancellazione o distruzione di un dato personale è considerata comunque un'attività di trattamento del dato personale. Ok? Quindi guardate quanto è ampia questa definizione. E quindi, come dicevo prima, l'attuale normativa, cioè il GDPR, agli articoli 5 e 6, dopo vedremo bene l'articolo 6, stabilisce in quali termini questo trattamento è considerato lecito. Altra definizione, adesso andiamo a vedere i soggetti, cioè i soggetti che entrano in gioco, cioè il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e il famoso DPO. Allora, titolare del trattamento è una dizione italiana che però non corrisponde così letteralmente alla versione inglese, che secondo noi, secondo tanti teorici di questo settore, era più chiara. Cioè, data controller in inglese è molto chiaro perché fa capire che è colui che ha il controllo del dato, cioè colui che decide cosa fare di questo dato. Noi abbiamo scelto invece titolare del trattamento, che è la persona fisica o giuridica, vedete, o l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Però poi, essendoci anche il responsabile del trattamento, ecco dov'è la confusione, perché in inglese è più chiaro data controller e data processor, quindi colui che data processor potremmo dire letteralmente in italiano colui che macina i dati, no? Colui che processa i dati, che ci fa cose. Noi purtroppo l'abbiamo chiamato, e sottolineo purtroppo, responsabile del trattamento, e quindi ogni volta ci sottoponiamo a questa lunga precisazione terminologica, perché secondo magari chi non è del settore, responsabile sembra qualcosa che sta sopra al titolare, invece è il contrario. Da noi è titolare la persona che ha maggiori responsabilità dal punto di vista legale, perché è colui che ha il controllo, e il responsabile è colui che, vedete, qua lo dice, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o servizio o altro organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Okay? Quindi titolare del trattamento è colui che raccoglie i dati e decide cosa farne, ma poi questa attività la può far svolgere ad un terzo soggetto che è il data processor, da noi chiamato responsabile del trattamento. Da non confondere, altro problema terminologico, che è appunto dalla sciagurata scelta del legislatore italiano di mantenere questa terminologia un po' vecchia, da non confondere con un altro responsabile che nel linguaggio italiano si chiama responsabile della protezione dei dati, Data Protection Officer, ecco l'acronimo inglese, DPO, che è questo qua. Il Data Protection Officer, o responsabile dato personale, scusate, responsabile protezione dei dati, è un professionista incaricato di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nelle imprese, negli enti, soprattutto enti pubblici, nel senso che gli enti pubblici sono quelli che hanno l'obbligo di averlo, invece nelle imprese private solo se hai alcuni requisiti, e individuato in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati. Quindi è sostanzialmente una nuova figura professionale. Io ho tanti colleghi avvocati che dal 2016 in poi si sono attivati facendo dei corsi, prendendo delle qualifiche, dei diplomi specifici per poi fare questa professione. Prendersi carico appunto di questo, farsi carico di questo ruolo e fare il Data Protection Officer per una serie di enti pubblici o privati, a seconda dei casi, la maggior parte sono pubblici perché appunto gli enti pubblici, anche se sono piccolissimi, piccoli comuni, piccole scuole, hanno l'obbligo di avere il GDPR, scusate, il DPO, sto impazzendo anch'io con gli acronimi. È una figura introdotta, vedete, dal GDPR, i suoi compiti sono definiti dall'articolo 39, l'articolo 39 fa tutta un elenco degli obblighi che ha il DPO, e solo le aziende di certe dimensioni, come vi dicevo prima, e con alcune caratteristiche sono obbligate a nominare un DPO, mentre per gli enti pubblici è obbligatorio sempre. E questo lo spiega l'articolo 37, paragrafo 1. Qua sotto vi ho messo anche il link da cui ho preso quella definizione.
Immagino che come scuole pubbliche abbiate un DPO, poi sicuramente il dirigente lo sa meglio di me. Le basi giuridiche del trattamento, vi dicevo prima, gli articoli 5 e 6 del GDPR parlano del trattamento, della sua liceità, del quando il trattamento dato personale è da considerare lecito, e l'articolo 6 è proprio quello che ci specifica i 6 casi di liceità del trattamento, le 6 basi giuridiche che sono previste attualmente. Che vengono considerate diciamo base sufficiente per poter fare trattamento di dati personali. E vanno visti, poi arriviamo nella prossima slide, vi faccio vedere qual è quello che riguarda principalmente le scuole. Comunque, il punto A, l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità, no? Quello che forse nell'immaginario comune è il più diffuso, no? Io compilo il modulo sulla privacy, eh? Ah, guardi, sei iscritto, ma ci deve compilare la privacy. Ah, guardi, vuole venire in albergo da noi. Sì, però quando viene qua alla reception dobbiamo farle compilare la privacy. Quello è il famoso consenso sulla base di una informativa, cioè specifiche finalità. Il punto B dice che il trattamento è lecito se il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Vabbè, un caso che non credo che interessi molto una scuola. C. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Presso la mia azienda, subisce un controllo da parte della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza viene a fare a chiedermi i vari documenti, le carte. È chiaro che lì va a toccare anche dei dati personali perché ci sono gli stipendi dei miei dipendenti, no? Chiaramente. Però in quel caso non è che devo prima chiedere il permesso ai miei dipendenti, ma in questo caso sto raccogliendo questi dati e mettendoli a disposizione della Guardia di Finanza perché c'è un obbligo di un altro tipo. Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica. Non so, mi ricoverano d'urgenza in una clinica privata perché è l'unico pronto soccorso disponibile in quella zona e mi devono salvare la vita per vedere se sono allergico a qualche farmaco, mi guardano nel portafoglio, no? Quindi invadono in un certo senso i miei dati personali oppure vanno a cercare una cartella clinica online in qualche banca dati se io sono stato soggetto a qualche trattamento particolare o ho avuto delle operazioni prima di me. Non è che mi devono prima svegliare per farmi firmare l'autorizzazione, perché se no non si possono permettere di mettermi di sottopormi a un trattamento salvavita. In quel caso, prima mi devono salvare la vita e quindi violare temporaneamente e limitatamente a quel caso la mia privacy, e poi si porrà il problema. Il caso è: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Questo è il caso che vi riguarda. Lo vedremo quando parleremo della didattica online, della didattica digitale integrata. È stato chiarito più volte, sia il garante privacy che il ministero hanno detto che è il caso è quello che copre l'attività delle scuole, quindi in realtà non avete nemmeno bisogno di chiedere un consenso agli studenti e ai genitori per usare delle piattaforme per fare un certo tipo di attività. Ovviamente in alcuni casi, se vedete l'attività della scuola eccede, ad esempio, non so, si organizza un evento divulgativo, un open day, qualcosa che va un po' oltre l'attività didattica, e allora può essere che si esca dal solco tipico dell'esercizio dei pubblici poteri, dell'attività classica che svolge una scuola pubblica, e allora in alcuni casi non so, ecco, la scuola partecipa a un concorso a premi indetto da un'azienda, per cui i ragazzi preparano del materiale che poi viene valutato, non so, situazioni del genere. In quel caso può essere che il consenso sia utile chiederlo perché si sovrappone. Ci dà una garanzia in più, diciamo, si sovrappone alla normale base giuridica del punto E che di solito le scuole applicano. E poi abbiamo l'ultimo, il punto F: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano l'interesse, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
Questo è, viene chiamato poi più semplicemente legittimo interesse, è un tema, è uno dei casi su cui c'è più dibattito, perché ovviamente chi vuol fare il furbo in questo cerca di farci passare alcune attività che in realtà invece sono palesemente fuori, restano palesemente fuori, e non si applica, vedete, al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti, perché appunto le autorità pubbliche, pensate anche, ecco, uscendo un attimo dall'ambito della scuola, tornando al punto E, classica attività dei tribunali, no? Tribunali, cancellerie, enti amministrativi, che ne so, che ufficio tributi, cose del genere, chiaramente trattano dati personali e non è che lo fanno sulla base del consenso, lo fanno sulla base dell'esercizio di un compito di interesse pubblico. Punto.